Ciao raga, non vi dico dove abbiamo messo la camera per filmarci, è una cosa assurda. Allora, innanzitutto volevo parlare un po' di me, perché non mi sono mai presentato, faccio video però non sapete chi sono. Mi chiamo Steve, ho 24 anni, no, sto scherzando. Raga, devo uscire il mio nuovo CD, non vedo l'ora. L'ho scritto veramente per tutti voi, perché voglio che capiate un po' come la vita vissuta da noi e noi giovani, diciamo. E innanzitutto ci ho messo veramente lacrime e cuore, e grazie a molte persone che mi sono state a fianco e a molte persone di merda mi hanno fatto capire, mi hanno dato questo impulso per spaccare e fare questi beat al 100, chiamiamoli così, diciamo così, al 100. Ho dato 100 e per voi raga voglio dare ancora 100. Innanzitutto sono da poco entrato nel mondo dell'hip hop, perché comunque io vengo da altri generi, vengo da generi come rock, metal, infatti suono molti strumenti, però ho trovato questa passione nel rap perché sono riuscito a sfogarmi in qualche modo e essere me stesso più che altro. E voglio che capiate dove voglio arrivare, voglio che mi seguite, se merito essere seguito ovviamente, e spero che le nuove canzoni che stiamo facendo io e mio fratello Gianco vi piacciono. Noi siamo due generi differenti, lui è il rapness, che è una cosa che raga mi fa uscire il cervello, e il mio è qualcosa più d'amore. Sì, sono un tenerone, però non sottovalutate, perché veramente c'ho così tanta rabbia addosso che spaccherei tutto. Più che altro vi ringrazio ancora una volta, mille volte vi ringrazierei, perché siete qua e guardate questo cazzo di video, e noi siamo i fratelli d'arte, siamo ritornati. E un bacio a tutti, lascio la parola a questo rapness qua e spero che sentiate le mie canzoni che usciranno presto. Grazie mille raga, di cuore. Vai. Steve mi ha detto tutto. È tutto tuo. Io posso parlare per i suoi riguardi, perché comunque farò un vlog a parte su quello che io avrò da dire, sugli aggiornamenti, sulle cose future, però comunque ha ragione. Sarà anche un tenerone, è più sull'amore, è più love, però non, veramente non sottovalutatelo, perché ha davvero tanto dolore da buttare fuori, che le sue canzoni d'amore, come lui le nomina, non sono poi così tanto d'amore, perché sono pesanti. Lui è riuscito, con tutta l'esperienza che ha avuto nella musica, a trovare il suo genere. Nominiamola come vogliamo, non c'è una definizione, almeno, cioè io non la conosco, non so come definirlo, però comunque fai che è un rap rock, rock rap, come cazzo lo volete chiamare. Molto chitarra, magari anche pianoforte, tutte queste cose qua, sì, insieme. A molto... differenza, scusa se ti rubo due parole, a differenza di molti rapper, molti chiamiamoli musicisti, raga, la musica non è fatta stando davanti a un computer a schiacciare due tastini. Non è questa musica, raga, la musica è completamente un altro mondo. La musica ci vivi, nella musica ci nasci, nella musica ci muori. E noi ci sembra che ci stiamo vivendo, infatti. Datemi qualsiasi cazzata in mano, datemi anche una moneta, io ti faccio musica con una moneta. Io sono fatto così, sto andato così, e a volte su testa dura, raga. Cazzo ne so, io appunto quello, capite? Se tu mi dici va una cosa, io te la faccio, io faccio la mia cosa. Raga, abbiamo sbagliato, diciamo, abbiamo fatto tante cazzate, noi due ne abbiamo fatte fin troppe. Però alla fine ci prendiamo gusto in questa cosa. Sì, ma l'importante è che siamo cresciuti. Abbiamo capito di crescere, errori, sì. E vogliamo andare avanti, vogliamo metterci, anzi, abbiamo messo la testa sulle spalle e vogliamo costruire qualcosa per il nostro futuro. Ma sì, più che altro. Sia con la musica, ma anche nella vita in generale, nella vita privata. Più che altro, raga, esistono due tipi di persone, ok? Nella nostra vita esistono due tipi di persone. Le persone di merda che vanno eliminate, andate, che ci bloccano i nostri lavori, e le persone con cui ci si può lavorare, le persone con cui ti puoi fidare e dare il cuore e che ti porteranno in libertà. Noi abbiamo capito, le persone che sono da eliminare devono andare a fare il culo, sì.
e adesso siamo rimasti con le persone che ci vogliono bene. No. Sì. Abbiamo eliminate, mo ragazzi, quelli che ci vogliono male, andate a fanculo, veramente. Cazzo. Noi continueremo a fare. Vi faccio entrare gratis ai miei live solo per smerdarvi, veramente. Guarda, noi andiamo avanti. Guarda, guardate. Ogni singola persona che sta guardando questo video, che sta sprecando tempo, che alla fine sta sprecando tempo, poi sta a lui decidere se è realmente sprecato o no. Dipende se gli diverte il video, se ti può piacere. Sì, più che altro non è che voglio fare un video per divertirvi, perché io sinceramente me ne sbatto i coglioni. Nel senso, io voglio fare questo video per prepararvi a quello che succederà, per raccontare un po' di noi, perché comunque vogliamo condividere le nostre storie, vogliamo condividere tutti i momenti brutti che abbiamo passato con voi e farvi capire che comunque tutte le persone hanno una vita diversa e noi vi raccontiamo la nostra. E noi, veramente, io sono pronto ad ascoltare tutti voi. Raga, scrivetemi se c'avete qualcosa. Io ascolto tutti e veramente voglio dare una mano a tutte le persone che se lo meritano. E perché io non ho mai avuto una mano, diciamo, nel mondo della musica. Non sono sempre stato uno emarginato, diciamo. Infatti, adesso che ho trovato il mio fratello Genko, sto rinascendo e sto studiando bene il mio genere per proporlo a voi. Rapness e Repo, che cazzo ne so, che sono Steve e spaccherò, ho fatto anche la rima, così la chiudiamo in bella. Ciao raga, bello, saluto bella a tutti, yo.